sì, lo sapranno, ma chi se ne frega, non prenderanno mai il via per potersi liberare. Ce ne saranno tantissimi. Ecco, gli addotti che noi trattiamo, che noi conosciamo, sono quelli che invece a un certo punto prendono coscienza di questo fenomeno e decidono di passare dalla scatola degli sfigati alla scatola dei liberati, di coloro che hanno preso coscienza di sé. Perché la presa di coscienza è una cosa fondamentale, che poi scopriremo, non è fondamentale solo il problema degli alieni, ma è fondamentale per tutto l'universo, perché te devi sapere chi sei, se no siamo rovinati. L'alieno ci fa capire una cosa fondamentale, che noi non avremmo mai pensato, cioè l'effetto boomerang, studiare gli alieni, ci ha permesso di capire chi siamo noi, come siamo fatti. Se noi non ci mettevamo le mani dentro questo problema, sapevo assai io che dentro un corpo poteva esistere una parte animica, una mentale e una spirituale, che sono poi dei gruppi di tensori e di vettori che possiamo descrivere matematicamente. Che ne sapevo? Sì, c'è scritto nella Bibbia, c'è scritto nel Vangelo di Tommaso, perché c'è scritto, poi lo vai a vedere, c'è scritto. Nel Vangelo di Giuda, quando Giuda, poverino, va dal Signore e gli dice: ma cosa ne sarà di noi? E il Signore gli fa: preoccupare, te sei figlio di Sem, non sei mica figlio di Caino e Abele, quelli non hanno anima, muoiono. Così gli dice, nella traduzione del National Geographic, quindi non nella traduzione di Topolino. È chiaro che dopo te hai una interpretazione, una chiave di lettura di questi fenomeni precisa, dici: azzo, cosa voleva dire? Ecco cosa voleva dire. Gli egiziani sono un popolo fissato con la morte. Tutta la vita gli antichi egiziani la passavano pensando alla morte. Tu palle tremende. Però ci avevano il Ka, che è lo spirito, il Ba, che è la parte animica, e l'Ak, che è la mente, se vogliamo. E l'Ank, corpo, mente, anima e spirito. E cosa dicono gli egiziani? Che i Ba sono contati, non ci sono mica per tutti. E che dopo, alla fine, se vengono pesate le anime, anche lì c'è una storia della pesatura delle anime che è molto più vecchia, viene dai babilonesi addirittura. Se ti sei stato buono ti mandano su Sirio. È strana questa cosa qui, no? Beh, però, letta così, c'è una interpretazione completamente differente. Oppure come quella frase che più o meno recita così nel Corano, perché Dio si rivolge ad Abramo e dice: perché noi veniamo da Sirio. Grosso modo è questa la frase. E c'è tutta la mitologia di Sirio, sia nelle civiltà antiche, ma a partire dalla civiltà della Valle dell'Indo, dove Sirio era il punto di riferimento del... stelle che, oltre ad essere un punto di riferimento perché si vedevano bene, erano forse punti di riferimento più nascosti, dove dietro c'era per esempio Enki ed Enlil, che oggi chiamiamo il serpentone e il pollo. Perché poi lo chiamo pollo perché lo piglio per il culo durante l'ipnosi. Te sei un pollo grande, lui si incazza. Capito? Così fai. Oppure metti zizzagna, il serpente. Ma il biondo è più bello di te, conta molto di più. Non è capace. Fa subito. E la gola cambia, Erz, salmono. Io sono più bravo. Chi è più bravo ad andare avanti e indietro nel tempo? A me che mi frega. Ma io voglio sapere perché la risposta mi darà un'altra informazione. Il problema è andare indietro nel tempo. Sono più bravo io. Lui ci va ma un po' meno. E ho capito che ci vanno. Capito? Ecco come funziona. Chi vincerà? Vinci te o vince lui? Non ti risponde. Grigna. Digrigna i denti in qualche modo. Per questo il parassita... l'abbiamo chiamato, c'è un parassita che chiamiamo ringhio, perché ringhio ringhia, dove stai? Io sto di là. E perché vieni di qua? Perché voglio andare di là, ti dice così, che te lo capisci, perché è tutto un sistema di là, di qua, che è un sistema archetipico. Quindi di là è un altro universo, il di qua siamo noi, e lui vuole andare da un'altra parte, dove c'è il creatore. Perché lui è rimasto bloccato di qua per tutta una serie di vicissitudini che ora non ci interessano. Ma per andare di là bisogna prendere l'anima agli umani, se no non ci si va. Ecco, voi ci potete andare, sì, dice, noi no. Perché non vieni a trovarmi? Dice, allora. Ma
non mi interessa, perché non vieni? Una volta invece dissi, ah, vengo a trovarti, non ti conviene. Allora, capite bene che questa cosa che noi così scherzosamente trattiamo alla Dario Fo è la rappresentazione in chiave comica di un esorcismo, dove all'interno del corpo c'è l'entità aliena che emette fenomeni di allogrossia, comincia a parlare la lingua strana, l'allogrossia. Quando lo Spirito Santo cade sui 12 apostoli, questa è tutta una storia archetipica, non ci sono i 12 apostoli, non c'è Gesù, non c'è niente, però è una storia archetipica. Quando ciò accade, i 12 apostoli hanno il dono della logossia e della xenoglossia, cioè potete parlare tutte le lingue del mondo e anche quelle degli altri mondi. Dice così. Cosa vuol dire le lingue degli altri mondi? Ma come? Gli altri mondi non c'era nessuno. Allora qui bisogna che si mettano d'accordo anche le traduzioni, eccetera, eccetera. Come il problema che c'è nella differenziazione tra anima e spirito, no? Perché poi la gente va a casa e dice, ma che differenza c'è tra anima e spirito? C'è una differenza fondamentale. Partiamo dagli ebrei. Gli ebrei hanno due modi di tradurre anima. Una è nefesh e l'altra è ruach, che sono due cose completamente differenti. Una è anima, l'altra è spirito, ma nei testi sacri, che poi sono stati ritradotti, eccetera, eccetera, ci sono a volte così sottili differenziazioni da aver, secondo me, utilizzato un po' a cavolo il termine, la traduzione. E di questo ne va tutto presente, perché nei testi antichi noi scopriamo che non abbiamo scoperto niente. È lì poi il bello. Cosa ho scoperto io? Niente! C'era già tutto scritto. L'avevano detto gli egiziani che le anime, i ba, erano contati, che non tutti ce l'avevano. Te metti in ipnosi la gente, prendi la parte animica e gli chiedi, ma te entri in tutti i contenitori? No, solo quelli buoni, dice lei. Prendi un altro soggetto, lo metti in ipnosi, tiri fuori la memoria alienativa e gli dici, ma te entri in tutti? No.